15 articoli che rafforzano le misure contro la violenza di genere e quella domestica. È ancora vivissimo lo strazio per l'omicidio di Giulia Tramontano a Senago, ultimo di una lunga scia di sangue che ha visto come vittime donne, fidanzate, madri, mogli, amanti, figli, amiche, e il governo interviene con un disegno di legge. Applicazione del braccialetto elettronico. Attualmente il suo utilizzo è a discrezione del giudice, previo il consenso dell'indagato. Distanza minima di 500 metri in caso di divieto ad avvicinarsi alla vittima. Pene aumentate per chi è già ammonito. Arresto in flagranza differita per stalking, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento. Un pool di magistrati dedicato alla materia e processi più veloci. Massimo 30 giorni per le richieste di misure cautelari dei PM e altrettanti per l'applicazione delle misure cautelari da parte del GIP. Da precisare che l'arresto in flagranza differita è quello che avviene sulla base di documentazione video fotografica o di altri evidenti elementi. Permette di considerare in stato di flagranza l'autore di un reato per il tempo necessario alla sua identificazione, ovviamente entro un limite stabilito dalla legge. Il provvedimento al quale hanno lavorato tre ministeri prevede anche un ampliamento dei reati per quanto riguarda l'applicazione dell'ammonimento, definito dalla ministra alle pari opportunità Eugenia Roccella il cartellino giallo dell'uomo violento. Il governo pensa anche alla convocazione senza denuncia degli autori di condotte violente, aumentando il potere dei questori. Viene inoltre introdotta la misura della sorveglianza speciale anche per tentato omicidio, revenge porn e per le aggressioni con acido. Chiara Cerqueti.